cumbia della Roma. Momento d'oro per Angelina Mango. In attesa di partire per la Svezia, dove rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest in maggio, colleziona traguardi, non solo musicali. Ai 6 dischi di platino, al record di 67 milioni di streaming audio e video per La Noia e il brano in classifica in Italia e all'estero, aggiunge forse il risultato più grande di tutti, la sua rinascita. Come se l'estate. Nella lunga intervista a 7 del Corriere della Sera racconta quanto questi mesi, dalla vittoria del talent a quella di Sanremo, siano stati formativi e di come quella bambina, costretta dalla vita a diventare grande velocemente, sia arrivata a trionfare al festival. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Il successo mi ha aiutato a capire chi sono veramente, dice. Prima mi sembrava difficile pensarmi come cantautrice, finché non l'hanno detto gli altri non mi sono sentita a mio agio. Vincere è stata una spinta per dire sono davvero questa. Nonostante tu sia. Lo smarrimento degli anni dell'adolescenza in cui perde suo padre e dall'Agonegro si trasferisce a Milano sono serviti a capire. Quando sei piccola, vedere in maniera cruda quello che ti offre la vita ti incasina. Capisci subito che non sarà tutto liscio, poi col tempo si snodano i traumi. L'essere cinica forse viene da lì. Dovevi fare un pezzo piano e voce. Tutto è dentro la sua musica, le emozioni, le paure, l'angoscia di entrare in classe al liceo, il lavoro da babysitter per trovare un gancio con la vita reale, quando l'incognita del futuro era una frustrazione. Energia allo stato puro, lavorerebbe giorno e notte, non vive lo stress in modo paralizzante, nessuna pausa per lei che guarda dritto al tour delle grandi città, Roma, Milano e Napoli già sold out, e chissà che il viaggio a Malmo non le regali un'altra vittoria.